È l'anno del completamento e della, come dire, della utilizzazione piena del piano ospedaliero, stabilizzazione precaria. Sala Giunta Palazzo Santa Lucia, Sala Francesco De Santis, un anno di attività. Stamattina il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, spolcerà tutti i dati delle attività svolte per l'anno 2018. Il tema della giornata della conferenza stampa è appunto un anno per la Campania. Seguite il servizio. Credo sinceramente di sì. Innanzitutto manteniamo questa nostra tradizione di fare un resoconto del lavoro di un anno. Mi pare un atto di rispetto per i cittadini, riassumere le cose che abbiamo fatte, presentarle ai cittadini, poi ogni cittadino valuterà le cose che leggerà. Potrete trovare nell'opuscolo, ma anche nel sito della Regione, le cose che abbiamo realizzato in un anno. Ci teniamo molto. Noi puntiamo ad un'amministrazione che sia fatta di concretezza e non di demagogia. È il lavoro concreto che cambia la realtà, le parole non cambiano niente. Ho detto, ripeto, il 2019 sarà per noi l'anno del lavoro, cioè l'anno del piano per il lavoro della Regione Campania. Fra marzo e aprile parte concretamente il concorso, quindi si seleziona un elenco di 10.000 ragazze e ragazzi che andranno a fare la formazione presso i comuni, presso gli uffici giudiziari. La Regione paga 1.000 euro al mese, alla fine di questa formazione saranno stabilizzati. È la cosa più seria che è stata fatta per il Sud dal mio punto di vista. Poi le altre priorità, piano per il lavoro, piano ospedaliero, un miracolo, abbiamo approvato. Significa 4.000 posti di lavoro in più, significa stabilizzazione dei precari, significa ovviamente altre cose di merito. Approveremo a gennaio la legge per la procreazione medicalmente assistita, alla quale tengo moltissimo. Dovremo realizzare la medicina territoriale e migliorare gli screening oncologici, ridurre ancora le liste di attesa, ma credo che quello che abbiamo fatto è veramente un miracolo per la Regione Campania. Poi dobbiamo approvare la nuova legge urbanistica, semplificarla, il piano paesaggistico. Dobbiamo completare quasi all'80% il piano di acquisto di pullman e di treni da parte dell'EAV e poi dare seguito agli investimenti che abbiamo varato. La Campania fa investimenti entro un anno e mezzo per 2 miliardi e 400 milioni di euro. Solo per le strade investiamo, abbiamo già finanziato 280 progetti esecutivi per mezzo miliardo e 50 milioni di euro. E dunque è davvero uno sforzo enorme per creare lavoro nel pubblico, ma anche per aprire i cantieri, dare respiro alle imprese. Abbiamo varato un programma di aiuti all'artigianato, alla piccola e media impresa, 30 milioni per gli artigiani, 80 milioni credito alla piccola e media impresa. Sinceramente è uno sforzo enorme che facciamo. Infine le politiche sociali. Abbiamo delle cose che forse vanno al di là delle nostre possibilità. Pagare 130.000 abbonamenti gratuiti agli studenti fino a 26 anni. Dare la borsa di studio anche a studenti delle scuole secondarie superiori, fare un programma per gli asili nido, finanziare Scuola Viva, un programma che tocca ormai quasi 500 istituti scolastici della regione, sono cose di grande civiltà e di grande qualità che non fanno neanche nelle regioni che hanno il doppio di ricchezza della Campania, dunque di questo dobbiamo essere davvero orgogliosi. Paghiamo 600 milioni di rate per i debiti accumulati nel passato, all'anno, prima del 2015, e paghiamo per i debiti del 2013, 2014 e 2015 altri 200 milioni di euro di rate l'anno. Sono cifre spaventose che buttiamo a mare per pagare i debiti accumulati nei decenni. Questo ovviamente ci crea qualche problema. Non avessimo avuto questi debiti ereditati staremmo un po' più tranquilli. Però guardiamo avanti, facciamo il nostro dovere e manteniamo i conti in ordine. Dal 2016 non c'è neanche un euro di disavanzo della Regione Campania.
Presidente, per i lavoratori degli enti di bacino che ieri manifestavano davanti alla Regione, due si sono appesi su un'aula a 70 metri d'altezza, cosa si sente di dire? Non so sinceramente chi stava protestando. Per gli enti di bacino noi facciamo tutto quello che le leggi ci consentono di fare. Sarebbe bene ovviamente... Il problema è che sono migliaia i posti di lavoro a rischio, ma diventa sbagliato immaginare che la Regione Campania si carichi tutte le crisi di tutte le aziende e di tutte le situazioni di precarietà. Bisogna essere responsabili e seri. Noi abbiamo fatto uno sforzo immane per gli idraulico-forestali, per le società partecipate che erano piene di debiti, per le varie emergenze che abbiamo trovato, dai disoccupati dei BROS ai lavoratori dei consorzi di bacino. Ovviamente anche noi facciamo i conti con i bilanci. Quello che non si può fare per legge o perché non è consentito ai bilanci, non si può fare.